La seconda edizione del premio Tommaso da Celano, che si è svolta nei giorni scorsi al Castello Piccolomini di Celano, ha avuto come protagonista la Caritas Italiana, diretta da Don Marco Pagnello. L'evento, ideato dall'Assessorato alla Cultura e organizzato dall'Amministrazione Comunale di Celano, rientra nel programma Festival d'Arte, diretto dal maestro Davide Cavuti, che ha curato anche la regia della serata, ed è stato condotto dalla giornalista Mila Cantagallo. Nel corso della serata sono stati tanti momenti legati alla letteratura, al giornalismo, alla musica e al cinema, con la partecipazione dello scrittore Remo Rapino, premio Campiello 2020, dell'attore cinematografico, televisivo e teatrale Francesco Montanari, protagonista di Romanzo Criminale, La Serie e Del Cacciatore, del giornalista Rai Paolo Di Giannantonio, del giornalista Mediaset Angelo Macchiavello, inviato in Ucraina, e del tenore Piero Mazzocchetti. Prima della cerimonia di premiazione è stata inaugurata anche la mostra d'arte fotografica Oltre il confine di Matteo Veleno, premiato come telecineoperatore inviato di guerra insieme a Giulio Capone, coordinatore della troupe in Ucraina. Il premio Tommaso da Celano vuole rendere omaggio a un grande personaggio abruzzese e nella sua seconda edizione lanciare un messaggio di speranza e di pace, ha dichiarato il maestro Davide Cavuti, direttore del Festival d'Arte. L'omaggio alla Caritas Italiana, nella seconda edizione del premio, dedicato al connubio tra la cultura e la solidarietà nella celebrazione del beato Tommaso da Celano, a cui la città ha dato i natali, è anche un auspicio a promuovere temi importanti come la solidarietà, soprattutto nel periodo che stiamo vivendo.